Mi ricollego alle parole di Alberto, perché abbiamo tutti sentito nel 2022 un problema, abbiamo toccato un problema importante. Siamo nella valle di Olomouc. Questa era la condizione del 2022. Allora, il nevaio, se riuscite a vedere, è il puntino, il Poix azzurro. Il Poix invece rosso è il rifugio Savoia, perché siamo proprio al di sopra del rifugio Savoia, mentre l'alpeggio è Porcher ed è quello giallo. È stato, come vi dicevo, l'anno più caldo in assoluto e l'anno meno piovoso in assoluto, prendendo a riferimento il 1961, che secondo appunto il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale è un po' il riferimento di uno degli anni più caldi del nostro passato dello scorso secolo sostanzialmente. Quindi questi dati sono stati quelli che hanno condizionato un'azione di Ingenuity, cioè il proprietario dell'alpeggio decide velocemente di tentare di raccogliere quelle che sono appunto le... questo qua. Qui siamo a Porcher, quello che voi vedete, il puntino giallo, lo ricordate? Quello che voi vedete della vallata, e sotto abbiamo Olomouc, e questo è il panorama. Questo qua, okay. Quindi si trattava di nuovo di un'azione di capitalizzazione di un bene che andava a disperdersi. Alla vostra sinistra voi avete un corso, un ruscello di scolo classico, tipico. Già questo ruscello viene condizionato dall'uomo nella raccolta di una vasca che è bellissima, tra l'altro in estate adesso possono fare anche allevare delle piccole trote, e comunque tutto questo ci porta a quello che dicevamo prima legato agli animali, che quando si sta in montagna, in alta montagna con gli animali, si parla veramente di cura del territorio. Perché lo si cura? Cura dell'animale in sé, perché finalmente sta in natura, nel modo più naturale possibile, e poi proprio una condizione di cura della produzione di qualità, che sono i nostri formaggi, e voi avete in mente la fontina soprattutto. Questo è stato ad esempio un po' l'inizio. Andando a camminare lì per cercare la sorgente si trovano delle piccole strategie che sono queste, è tremendo, no? Trovarle, perché sono dei barili di plastica che sono però gli unici che permettono avete visto la grande roccia che le proteggeva, il raccogliere e mantenere comunque anche quell'acqua che scolando dalla roccia si incanala verso il barile, e gli animali quando sono in quella zona dell'alpeggio possono goderne. Questo era quello che era chiamato il ghiacciaio, e vi ho di nuovo rimesso una piantina di Google per farvi vedere il tracciato giallo, che è stato veramente questo tentativo di rete, un tentativo efficace peraltro, perché le mucche 110 sono rimaste in alta quota fino a settembre, come devono fare per poter garantire una certa produzione in quantità e in qualità. Questo per farvi capire dove sono seduta io praticamente 4 anni fa lì era neve, e vedete il rifugio Savoia scritto in rosa, la freccia è dove poi in realtà è stato condizionato tutto il percorso d'acqua, e qui ci sono varie situazioni, perché mi sono trovata davanti a questo tipo di utilizzo. Non c'è il sonoro a questo punto, allora anche il resto non ve lo faccio sentire, tanto inutile, ma questo per dirvi che l'acquisizione dell'acqua, guardate quanta ce n'è che viene dispersa, quindi è stato un lavoro molto sottile di rete per poter, diciamo, permettere, malgrado una grossa dispersione, proprio la salvaguardia di questo gruppo, insomma di un alpeggio d'alta quota che produce un numero importante di fontine. Negli scoli antichi dell'acqua, dove ha sempre colato dal nevaio, adesso vi trovate questo genere di situazione.
sono tubi più o meno grandi, alla vostra destra vedete ce ne sono di due formati, perché poi a quel punto è stato possibile a quella quota portare dimensioni di tubi che pesano un accidente, perché sono delle gomme molto antigelo, quindi insomma è un trattamento della plastica, anche questo è importante, anche questo da tenere a memoria per quello che poi rimarrà sul nostro territorio. Gabriella mi invita e lei sa che io non lavoro tanto col tessuto, abbiamo fatto parecchie cose col tessuto ma non sempre. Che cosa ho utilizzato? Ho utilizzato quello che è il contenitore per, diciamo, per eccellenza di ogni mammifero, dei liquidi che sono delle vesciche di vitello stabilizzate. La stabilizzazione è assolutamente naturale, non uso cianuri, lo esprimo perché è sempre un po', questo è un po' diciamo, una tematica pericolosa, invece è una stabilizzazione che mi permette di mantenere questo tessuto che sembra una pergamena stabilizzato con erbe alpine che hanno una grandissima carica antibatteriologica e sono l'Assenzio, il nostro timo che è un'eccellenza, eccetera. Il tema del contenitore d'acqua ha costruito poi, come vedete, dei modelli di, a tre contenitori e rappresentano proprio l'H2O, la concentrazione di una molecola di ossigeno con due leganti che trattengono due molecole di idrogeno. In ogni vescica un paesaggio ideale. Alcuni paesaggi sono mutuati da Claude Lorrain, che è stato il primo pittore che tra l'altro è stato anche in Valle d'Aosta, ha dipinto molto, ha schizzato più che dipinto paesaggi valdostani, per poi portarli a Parigi dove lui viveva e rielaborarli in maniera ideale. Quindi ho mescolato quello che su acetato dei frammenti delle pitture di Lorena insieme a degli interventi invece manuali, pittorici miei. Il legante, qui mi sono di nuovo applicata invece alle dinamiche che tu curi, il legante è proprio invece raffia vegetale con effetto metallico per mantenerci sempre in un concetto stretto e attento di sostenibilità e comunque legato al tema non tanto del rallento quanto della rete in questo caso. Ecco quindi lei ha unito l'informazione scientifica, tecnologica e la saputa tradurre, come ha fatto Daniela Evangelisti, in metafora visiva direi di grandissime vocazioni. Prima quando suonavano le nostre musiciste sembravano volare sulle note della musica.